Buongiorno amici e benvenuti ad un'altra puntata di C'è posto per te. Oggi abbiamo come ospite una ragazza molto giovane che ha vinto l'edizione 2013 di Cantando qua e là, la finale si era svolta a Robassomero, si chiama Silvia Comisso, ha 21 anni, ci parlerà anche lei naturalmente della sua passione per il canto, del suo inedito che è stato realizzato proprio in occasione della sua vincita della manifestazione Canora Cantando qua e là, e poi ci parlerà dei suoi interessi e di tutto quello che avrà voglia di raccontarci. Ciao Silvia, raccontaci subito della tua passione per il canto, come è nata? Ho iniziato ad interessarmi al canto quando avevo circa 12 anni. Ricordo che le prime canzoni che ascoltavo erano di un gruppo che si chiama Black Eyed Peas e i Blu, che all'epoca erano famosi. Sì, mi ricordo anch'io i Blu. Ma col tempo ho comunque cambiato gusti, diciamo, nel senso che ascolto molto di più jazz, swing e soul in questo periodo, anche se continuo ad ascoltare comunque pop e anche qualcosa di rock. Sì, i tuoi gusti sono maturati con te, diciamo. Sì. Hai studiato canto? Ho studiato canto per un anno e mezzo, due, e dopodiché ho dovuto lasciare per dedicarmi di più alla scuola e quindi ho accantonato per un attimo, ma non ho mai smesso di amare il canto. Ci vuoi dire che cosa studi? Attualmente studio alla Facoltà di Lingue dell'Università di Torino e studio inglese e spagnolo, e sono molto contenta di aver fatto questa scelta perché ogni giorno mi rendo conto che sono le lingue che mi piacciono di più e che è quello che voglio fare. E la tua famiglia ti ha sempre appoggiata in questa passione? Sì, assolutamente, la mia famiglia mi ha sempre appoggiata e anzi hanno, diciamo, sono sempre stati molto contenti di questa mia passione. E effettivamente la tua famiglia fa bene incoraggiarti, perché ti ho sentita cantare e hai una bellissima voce. Grazie mille. Si vede che hai studiato. Grazie, sono molto contenta di avere questa passione, ma soprattutto di poterla portare avanti con il supporto della mia famiglia e comunque divertendomi sempre. È fondamentale divertirsi, sì, altrimenti non riesci a far divertire anche gli altri. Esatto. Silvia, l'altro anno hai partecipato a una manifestazione che si chiamava Cantando qua e là. Era una manifestazione che toccava diversi comuni, ogni comune aveva il vincitore e tu sei stata la vincitrice per il comune di Cirié. Sì. Che cosa avevi cantato in quell'occasione? Avevo cantato Hallelujah, la versione di Alexander Burke, è una canzone utilizzata, diciamo, nell'ambito del gospel, nell'ambito del canto di chiesa, ecco, soprattutto in America. È una canzone che richiede una bella tecnica. Sì, non indifferente. Sì. Sì, soprattutto in alcuni punti, sì. E poi con questa canzone hai vinto la finalissima che si è tenuta a Robassomero. Sì. E hai vinto su tutti i comuni, diciamo. Sì, sì, è stata veramente una grande emozione e tutt'oggi sono molto orgogliosa, diciamo, di aver partecipato e soprattutto di aver vinto questa edizione. Sì, certo, fa sempre piacere. Sì. Anche se l'importante è partecipare, ma è bello anche vincere. Sì. E questa finale ti ha portato in premio il video inedito di cui abbiamo parlato nella presentazione. Raccontaci. Sì. Di questo video, di come si intitola la canzone, del testo. La canzone si intitola Let Me Love You. E il testo, ho fatto una traduzione del testo in italiano originale. Più che altro c'è una situazione per cui lei di turno in sostanza tenta di convincere il suo amato a lasciarsi andare e a iniziare questa storia d'amore, anche se lui è molto dubbioso, incerto, quindi let me love you. Infatti, significa lasciati amare. Ti ami, sì, esatto. Hai fatto tu il testo in inglese? Sì, devo dire che anche qui i miei studi universitari mi servono. Ah, quindi tu praticamente hai studiato solo per cantare. Adesso diciamo qualche parola sulla tua famiglia, che hai detto che ti ha supportato nella tua passione. Hai sì. Fratelli, sorelle, sei figlia unica, raccontaci della tua famiglia. Ho un fratello più piccolo, che ha 15 anni, e è un liceale, quindi. E niente, mia mamma e mio papà sono sempre stati molto
molto carini nell'incoraggiarmi, mi hanno sempre sostenuta, soprattutto nei momenti in cui incontri le prime difficoltà, anche in un ambito che loro magari non conoscevano, hanno comunque cercato sempre di aiutarmi e di supportarmi anche psicologicamente soltanto. In questo progetto l'associazione Canto per Passione ha collaborato molto con te? Sì. E assolutamente, senza questa associazione non sarei mai arrivata né a questo risultato né a questa maturazione tra virgolette professionale, ecco. Quindi colgo l'occasione per invitare tutti coloro che hanno la mia stessa, che condividono la mia stessa passione e vogliono intraprendere esperienze nuove in quest'ambito a tenere presente questa associazione, perché è molto importante non tanto per il risultato che si ottiene a livello pratico, diciamo, ma per il risultato morale. È una vittoria morale più che altro, perché quando sei nella situazione in cui dici ho questa passione, voglio fare questo, ma non so dove andare, ma non so cosa andare, fare. Esatto, esattamente, è brutto, perché senti di avere un ostacolo più grande di te di fronte, e l'associazione Canto per Passione rimuove questo ostacolo e ti dà la possibilità di esprimerti senza chiedere niente in cambio. La nostra chiacchierata sta per finire, però prima della fine ti faccio la domanda fatidica: che cosa vedi dalla finestra? Aprendo un'ipotetica finestra, la mattina quando ti svegli hai un sogno per te, un sogno che può essere anche realizzabile, ma è un sogno per te. Beh, se guardo da questa finestra immagino una realtà che non include soltanto me, ma include molte altre persone. E sicuramente il mio sogno a livello individuale è quello di diventare una professionista nell'ambito del canto. Ma se guardo ad un sogno con una visuale un po' più ampia a livello mondiale, c'è un sogno nel cassetto che appunto ho da sempre, ed è quello per cui l'umanità riesca a ritrovare un certo rapporto con la natura, una connessione con la natura che secondo me nella società odierna è stato perso. Prima di cominciare la nostra chiacchierata abbiamo parlato del tuo videoclip che tu hai visto per la prima volta. Adesso devi dirci le tue impressioni a caldo, la prima cosa che ti è venuta in mente quando l'hai visto. Sì, è stato molto strano vedersi in un video, sembra quasi di essere un'altra persona, in un'altra dimensione, ma sicuramente molto bello e molto emozionante. Avete sentito, amici, che bella persona che è Silvia, quanto ama il suo studio, quanto ama la sua passione per la musica, il suo amore per la natura. Io vi invito ad andarla a vedere su YouTube, a vedere il suo primo inedito che l'ha emozionata così tanto. Si intitola Let Me Love You, lei è Silvia Comisso. Alla prossima! Struggling to know who you are, but if you will look through my eyes, right in your hands you'll have the truth. Now he's standing in front of me, I see his heart is full of doubts, the tears are running away, I feel he's slipping again. Now let me love you.
voices screaming, now please.